Shanamaya a tutti! Oggi mi è stato chiesto di parlarvi dell'importanza della programmazione, ovvero la pianificazione delle uscite dei nostri video su YouTube. Sigla! Partiamo da una domanda fondamentale. Perché è importante pianificare le nostre uscite? Se vogliamo lanciare un nostro video a cui abbiamo dedicato tempo, passione, dedizione e vogliamo giustamente che venga visto e apprezzato, dobbiamo avere un pubblico, e per avere un pubblico servono le persone che a loro volta devono essere collegate al web. Quindi di conseguenza dobbiamo analizzare il target del nostro pubblico, immaginare gli orari e i giorni più adatti, così da pianificare le uscite. Ovviamente non basterà solo questo, dovremo avere un video ben girato, ben scritto, ben interpretato, ma questa è un'altra storia. Cerchiamo di tenere in testa sempre una premessa: il pubblico che visualizzerà il nostro video non è sempre un fan accanito a bestia. Righini. Potrebbe essere una persona che è la più disinteressatissimissima del mondo, che non gliene frega niente neanche se respiriamo. Ma chi è questo qui? Chi è? Chiudi, l'odio. Detto questo, pianifichiamo giorni e orari. Analizziamo la settimana. Immedesimiamoci nel nostro pubblico. E per quanto riguarda la mia opinione, su YouTube la settimana è composta da 4 giorni. Lunedì. Lunedì, boia, stanchissimo, problemi su problemi, io vado a letto, voglio morire. Esatto, il lunedì non esiste. Martedì! È un po' che non mi collego, cosa succede qui? Cosa c'è di nuovo? Personalmente ritengo che il martedì sia il lunedì di YouTube. Mentre il mercoledì e il giovedì penso che siano dei giorni di intermezzo che possano funzionare abbastanza bene. Venerdì! Finalmente è finita la settimana, spacchiamo tutto! Tutto! Ecco, l'ultimo giorno della settimana di YouTube. Aprirmi il giorno perfetto per far uscire un video. Ora analizziamo gli orari della giornata. Perfetto, se seguirete la teoria della righinilità, il video uscirà venerdì alle 19. Ma ora la domanda che ci poniamo è: ma il pubblico come farà a saperlo? Il trailer. Chi sei? Cosa sei? Cosa vuoi? Gargamellami! Questa opzione la sconsiglio vivamente, perché a meno che non sia una webserie, un cortometraggio, eccetera, il pubblico potrebbe vederla come una cosa inutile e irrilevante. Ora che abbiamo un'idea di base per le nostre uscite, poniamoci una domanda: ogni quanto dovrò fare un video? Non è sempre rilevante la quantità, ma magari più che altro la qualità. Se riusciamo a ottenere entrambe, facciamo una bella vittoria. We are the champion! My bestie! Prima opzione, un video a settimana, e questa è la migliore se manteniamo la stessa qualità, poiché il pubblico ci seguirà spesso e sarà difficile che si dimentica di noi. Seconda opzione, un video ogni 2 settimane, se troviamo l'accordo tra quantità e qualità. Terza opzione, un video al mese. Non consiglio questa opzione a un utente che ha appena aperto un canale, perché non ha video precedenti che possono intrattenere il pubblico durante le attese. Quindi per un canale appena avviato potrebbe essere, a livello di visite e di iscritti, un po' in salita. Quarta opzione, un video ogni 2-3 mesi, e questa ritengo che sia l'opzione più boiata di sempre, poiché il pubblico può dimenticarci. Se abbiamo un canale forte potrebbe esserci disinteresse, se il canale è debole moriamo sul colpo di una morte mortale per anni. Però facciamo una scaletta su 3 cose da fare. Immedesimarsi nel pubblico, mettiamoci nei loro panni e ragioniamo di conseguenza. 2. Cerchiamo di avere un bel accordo tra quantità e qualità. 3. Cerchiamo degli orari e dei giorni che abbiano una quantità di pubblico, quindi non domenica notte alle 4. E ora le 3 cose da non fare. Non facciamo uscire 188 miliardi di 6 trilioni di stramega virgola 2 trailer e anteprime che stancano a tutti, e mi sono stancato pure io a dirlo. 2. Facciamo una pubblicità al nostro video equilibrata, né troppo né poco, altrimenti i nostri utenti si suicidano. 3. Io la considero la più importante: non facciamoci gestire dai video, ma gestiamo noi i video. Quindi divertiamoci e facciamo divertire. E voilà! Questa era una piccola teoria, una piccola base, ispirata un po' alla mia esperienza
differenza su YouTube. Ovviamente tutto è proporzionale e relativo a quanta importanza diamo ai nostri video. Spero davvero di essere stato in qualche modo d'aiuto, e se avete domande lasciate un commento qui sotto il video su YouTube, io rispondo molto volentieri, così almeno ne discutiamo, ci scambiamo idee, due teste sono sempre meglio di una, tre meglio di due, 4.000, 60.000. Quindi, detto questo, buona programmazione, a presto, ciao belli! Gargamellami!